Salve amici, oggi veramente sono emozionato perché in linea ho un amico, una persona importantissima, un'eccellenza calabrese. Vi presento subito il dottor Edoardo Lamberti. Salve dottore, come va? Bene, bene, buongiorno a lei e a chi ci avrà l'amabilità di ascoltarci senza cambiare Certamente. Certamente, la sua presenza farà sì che le visualizzazioni saliranno senz'altro. Dottore, lei non si occupa solo di una cosa, ma in più cose, ma a differenza di tanti che dicono quando uno fa più cose le fa male, le fa tutte bene, io lo so benissimo. Lei opera nel Reggino, è professore all'Università di Reggio, è proprietario o comunque ha inventato l'Istituto Sanitario De Blasi, che è un'eccellenza non solo calabrese, ma proprio italiana, perché avete dei mezzi d'altissimo livello, all'avanguardia in Europa, e potrei proseguire, però lascio a lei la parola per completare l'opera. Intanto la ringrazio, ha voluto presentarmi in maniera un po' esagerata, forse per la simpatia e la napoletanità che ci unisce. Certo. Noi siamo capaci di fare queste cose. No, guardi, io mi sento un semplice calabrese e in un opuscolo che peraltro le ho anche inviato, ma ancora non sarà arrivato, ho finito dicendo che dietro di me c'è tantissima umiltà che non si vede. Ma c'è, perché le persone che si pongono in prima linea, cioè si espongono, le persone che fanno tante cose per passione, non perché vogliono essere osannati, vengono scambiati per megalomani, soggetti strani. Io ho dovuto lottare contro questo modus vivendi, no? Per cui hanno cercato tante volte di inventare la qualunque, purtroppo non ci sono mai riusciti perché io, tra le tante cose che faccio, amo molto la musica lirica, che è identitaria per l'Italia. E in un'opera di Giuseppe Verdi, esattamente nel Don Carlos, che è un'opera storica, la cui scena si svolge in Spagna, il protagonista, che è il re di Spagna, riceve diciamo, un personaggio importante che è il Marchese di Posa. E Filippo II gli fa al Marchese: scusa, sei davanti al re e non chiedi niente, possibile? Non chiedi una prebenda? Lui risponde: Sire, pago sono io, la legge scudo è a me. Ecco, questa frase, la legge scudo è a me, io la vorrei scolpire dappertutto, su tutto ciò che io tocco con mano, perché la legge mi fa scudo. Io non ho mai violato la legge per scelta. Sono sempre stato dalla parte della legalità, ho dovuto lottare anche contro la legge, quando la legge era rappresentata, perché altro è la legge, altro è chi la rappresenta, quando chi la rappresenta ha voluto cercare in qualche modo di invischiarmi, ricorderete sicuramente il famoso inchino di San Procopio, dove io ero sindaco, dove però alla fine è venuto fuori che l'inchino non solo non c'è stato, ma per detta del PM, nella casa davanti alla quale si sarebbe svolto l'ipotetico inchino che non si è svolto, il soggetto malavitoso non ci aveva mai abitato. Ci hanno impiegato 3 anni per dire questo, hanno chiesto scusa, il giornalista su ordinazione è stato condannato in audita altera parte con un decreto penale di condanna, però io ho vissuto per 3 anni male perché uno che non viola la legge si sente male quando arriva un semplice avviso di garanzia, non è arrivato più di questo, però tuttavia dà fastidio. Quindi la legge scudo a me in ogni cosa. Faccio tante cose perché i miei genitori, che ahimè non ci sono più da tanto tempo, mi hanno insegnato che solo chi fa tante cose ne può fare altre. Dottore, lei in altre occasioni mi raccontava che ovviamente è anche titolare di Telereggio, no? No, È RTV. Reggio TV, mi scusi, ho sbagliato. No, ma non Chiedovenia. No, no, è Reggio TV che. Telereggio, ecco così, Telereggio purtroppo non esiste più, perché io credo che dalla, come dire,
dalla normale alternanza, dalla normale rivalità pulita tra più emittenti, tra più giornali, nasce sicuramente la migliore informazione possibile. E quindi Telereggio purtroppo non c'è più perché è stata chiusa per ovvi motivi, il settore è in crisi, lei lo sa meglio di me, anche perché l'informazione è considerata tra la cultura un qualcosa che non serve. Certo, non serve i potenti, non serve chi ha necessità di averla, il palco dal quale parlare. E noi questo non lo concediamo a nessuno, nel senso che lo concediamo a tutti. Cioè chiunque può parlare. Ovviamente chi non rappresenta degnamente la terra nella quale viviamo non sarà mai ospite gradito. Potrà essere ospite per caso, ma mai gradito. Perché? Perché noi non possiamo fare da cassa di risonanza a chi non rappresenta bene questa terra. Cioè, ma chi sei tu? Un giudice? No, è l'opinione pubblica, no? Cioè, soprattutto quando arrivano da posti lontani, culturalmente lontani, è difficile capirsi. Dottore, io vorrei... Prego. Mi dica. No, dico, abbiamo le nostre idee. Certo, io volevo passare subito a delle cose che ritengo d'alta considerazione. Lei ha questo istituto De Blasi, appunto, come dicevo, che è un'eccellenza. Mi sembra che siano circa 100 dipendenti che lavorano veramente bene, perché i pazienti che si avvicinano a questo istituto ne rimangono soddisfatti di come vengono accolti, delle cure e il sistema proprio sanitario, no? Tra l'altro il vostro settore, la sanità convenzionata, è molto bistrattata, sembra che tutti i guai dipendano da questo mondo sanità privata, sembra che, a parte il fatto che io credo che la sanità sia stata privata a 360 gradi da troppo tempo, però la domanda è: voi cosiddetti privati, perché c'è il bello e il brutto in tutti i settori, e io so che voi fate sacrifici perché la regione magari non vi paga da anni, o sto sbagliando, caro dottore? Guardi, non sto sbagliando per niente, perché è l'assoluta verità quello che sta dicendo. Allora, la sanità privata, le faccio un'affermazione seria, non esiste. Esiste la sanità accreditata, cioè che lavora in nome e per conto della regione e quindi dello Stato. In effetti noi che cosa facciamo? Noi andiamo a vicariare ciò che lo Stato non riesce a fare sul territorio. Applichiamo la legge di riforma, nel senso che per quella parte laddove la legge dice che ogni cittadino ha il diritto di scegliersi il luogo di cura che vuole, il luogo diagnostico che vuole. Anche perché il cittadino paga, non è che è gratis la sanità. È un errore pensare che la sanità sia gratuita. La sanità, il welfare state, di fatto è rappresentato dalla circostanza che ognuno di noi, chi fa il libero professionista, chi fa il dipendente, paga una grossa fetta, va bene, attraverso la tassazione all'origine, se è un dipendente, con la ritenuta d'acconto e con le tasse, se non lo è, paga una grossa fetta della sanità italiana. D'altra parte non ci sarebbe giustamente un altro modo per reggerla, no? Non è che lo Stato stampa denaro e lo mette in circolazione così, sic et simpliciter, diventerebbe un grosso problema di inflazione. Quindi noi siamo accreditati. Posto questo, noi non solo facciamo un'operazione seria perché siamo dappertutto, nel piccolo paese, dove c'è un piccolo, per esempio, laboratorio di analisi, lo Stato risparmia, perché il signore che deve andare a farsi la glicemia la fa nel suo paese e quanto perde? 10 minuti per fare il prelievo, per avere la risposta. Un diabetico ne ha bisogno. Se non ci fosse la sanità privata, e l'ho esemplificato, questo soggetto dovrebbe andare fino all'ospedale più vicino, alla struttura più vicina,
perderebbe un giorno di lavoro. Il calabrese e comunque il meridionale in genere non va mai da solo, si fa accompagnare dalla moglie, dal figlio, dalla zia, dalla nonna, e quindi sono due persone che perdono il lavoro. Due persone che perdono il lavoro significa per la società due giornate di lavoro perse per una banale glicemia. Certo. Quindi c'è un costo sociale non indifferente che viene risparmiato. Non solo questo, le faccio un altro piccolo esempio. Noi abbiamo 100 persone, l'ha detto bene lei, che operano sul territorio, la gente ci sceglie, non ci mettiamo noi sulla porta per farli entrare, vengono perché noi evidentemente ispiriamo fiducia. Abbiamo, poco fa ho ascoltato una trasmissione dove c'era un senatore, non so di quale partito, non mi interessa, il quale diceva: io ho visitato alcune strutture in Calabria, private, accreditate, dove ci sono strumentazioni che neanche a Milano ci sono. Vero, ogni tanto una verità viene fuori. Ci sono, noi abbiamo una struttura dove esiste una risonanza magnetica, una DAC che ancora in Italia, non in Calabria, non ci sono. Perché siamo imprenditori, di larghe vedute, che sanno che mettere a disposizione della città una strumento del genere è un fatto di prestigio. E Inauri diceva che non è il guadagno che ti fa muovere le cose. Una TAC, una risonanza di questo genere, costano intorno a 1.000.000-1.200.000 euro. Lei sa quanto abbiamo di budget noi? 200.000 euro. Quindi ci vorrebbero anni per pagarci, ma a me non me ne importa niente. Questo strumento serve alla gente. Il primo che ha fatto la risonanza ha avuto una risonanza che gli sarebbe costata 10 volte tanto, e noi abbiamo dato a questo paziente la possibilità di curarsi e di diagnosticare la sua patologia nella sua città. Quindi questa è la parte più importante eticamente parlando. Economicamente parlando, noi facciamo le prestazioni oggi, per le quali prestazioni abbiamo acquistato macchine e reagenti ieri, le abbiamo pagate, mentre avremo i rimborsi, se Dio vuole, fra 10 anni. Di che vogliamo parlare allora? Di quale arricchimento vogliamo parlare delle strutture private? È la gestione, perché la sanità in mano a persone che sanno cosa significa sanità potrebbe dare buoni risultati anche nella struttura pubblica. Perché la struttura pubblica non funziona? Perché sono stati creati 7, 8, 10 ospedali in tutta la Calabria, addirittura con dentro le provette, l'ho visto poco fa, Gerace, con le macchine buttate lì, e poi non è andato in funzione? Che colpa ne hanno i privati? La colpa è di quella politica becera, di quei marmittoni che hanno occupato quei posti e hanno creato quegli ospedali per che cosa? Per averne delle prebende, per essere rieletti, e poi basta, e poi sono rimasti là, non sono stati neanche aperti. E i privati su questo che c'entrano? Noi, lo Stato a noi paga le prestazioni che facciamo, non quelle che faremo o quelle che non facciamo. Quindi è veramente una cosa caffichiana quella di scagliarsi contro i privati a tutti i costi. Sempre, anche la gente, ogni tanto arriva qualche mail: ah, la colpa è di voi privati. Ma di quale colpa ci accusate? Ma metteteci sul banco degli imputati e noi ci sapremo difendere da soli, non abbiamo bisogno neanche degli avvocati. Dottore, lei fino a un attimo fa in effetti lanciava tutto sommato frecce contro proprio il sistema politico calabrese, no? Che alla fine ci ha portato dove siamo, e ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Lei appunto diceva dei tamponi, no? Che vengono processati altrove. Lei si era offerto alla compianta presidente Santelli di processare nel suo istituto questi tamponi quasi a costo zero. L'importante è che le davano, come si dice, il reagente, ecco, e lei si metteva a disposizione, giusto? Questo non è avvenuto, e soprattutto questi tamponi vanno fuori regione se non vengono ancora congelati. Perché non farlo in Calabria e magari affidarsi a lei, a strutture importanti come la sua, visto che un attimo fa lei ci diceva che esistono questi istituti, queste eccellenze calabresi? In Calabria ci sono eccellenze in tutte le province. Ci sono pure coloro i quali sbarcano il lunario in qualche modo, non hanno saputo fare altro
e hanno messo su strutture che non valgono quasi nulla, però ci sono i mezzi, no? Noi abbiamo un'organizzazione sanitaria valida che ha in ultima analisi, ha il nucleo antisofisticazione, alias carabinieri NAS, che possono benissimo verificare la qualità del prodotto, perché il cittadino deve avere il massimo della certezza della sua salute. Quindi in Calabria esistono moltissime strutture nei vari settori, nella cardiochirurgia, nell'oncologia, nella diagnostica, dappertutto. Abbiamo, e la cosa più bella sa qual è? Che al di là della politica becera, tra di noi, pubblici e privati, medici, collaboriamo. Io accompagno materialmente le persone, una volta fatta una diagnosi di leucemia, per esempio, io indirizzo il paziente, dopo aver sentito il medico curante, ai colleghi dell'ematologia del GOM di Reggio Calabria. Lo stesso dicasi per i malati ortopedici, i malati oggi con il Covid. Cioè, c'è una, così come l'ospedale da noi, i medici ospedalieri, non l'ospedale, i medici ospedalieri ci chiamano quando non possono eseguire un esame e glielo eseguiamo noi, perché la collaborazione tra medici, quella che dicevo prima fuori onda, quella discendente dal giuramento che abbiamo fatto, e quando abbiamo giurato non abbiamo giurato per il pubblico, per il privato, abbiamo giurato per la sanità, per salvare vite umane. Attenzione, non siamo padreterni, noi siamo uomini che curano altri uomini, non guariscono, non siamo dei guaritori. Chi guarisce è la natura, per chi ci crede, massima apertura mentale, sarà il buon Dio o un altro, o Allah, o chi volete voi. Ma chi guarisce è la natura. L'uomo si frappone fra la morte, l'uomo medico si frappone fra la morte e il paziente. Questo è il nostro compito. Non abbiamo altri compiti. E non ci sono denari. Non siamo in America dove chiediamo il denaro prima. Lei sa quante strutture private fanno, non solo la mia, tante prestazioni gratuite ai pazienti, soprattutto a quelli che non hanno la possibilità di pagare, non ha manco idea lei quanto. Quindi a noi interessa la salute della gente, il denaro serve per poter pagare i dipendenti, e i dipendenti non gli posso dire quanto siete belli, quanto siete bravi, devo pagare lo stipendio, alla ditta che ci fornisce il materiale dobbiamo pur pagarla, gli affitti vanno pagati, insomma tutti i beni destinati ai servizi vanno pagati, quindi è naturale che ci sia un movimento economico, ma se no, se lo Stato italiano decide di fare qualcosa di diverso, acquisisca tutte le strutture private, paghi gli stipendi alle strutture private, il dirigente, ai medici, okay, e le gestisca direttamente, così come ha fatto con gli ospedali, così almeno avremo una sanità perequata in basso, però, perché l'imprenditore sanitario sa quello che vuole. E non è tanto, è vero, e concludo, che la parte pubblica ha mutuato dalla parte privata, ha copiato dalla parte privata, perché se è vero come è vero che dai comitati di gestione siamo passati al commissario, al dirigente, al soggetto che dirige l'ospedale, no? Il direttore generale, il manager, ma di che manager si parla se è nelle mani del politico di turno? Le nomine negli ospedali sono fatte dai politici di turno, e il politico che comanda l'ospedale lo si individua subito, immediatamente, a seconda del partito che rappresenta, e vedrà i primari deficienti che vanno a seguirlo, ovviamente, e i primari bravi, quelli veramente che sono di alto livello, sono messi da parte. Lo vado a domandare al GOM di Reggio Calabria come è stato gestito negli anni che sono stati. Il tribunale, io non lo dice Edoardo Lamberti Castronovo, ma lo dice il tribunale massimo amministrativo, e cioè il Consiglio di Stato, che dice che quelle dichiarazioni, alcune dichiarazioni fatte da questi direttori generali, manager cosiddetti, erano fasulle, perché il manager è manager se è libero. Se lei viene da me, uno strumento lo compro io,
Ma perché lo compro? Perché è il migliore, perché ha il minor costo possibile, il miglior rapporto qualità-prezzo e perché serve. Il manager, su input del politico di turno, compra lo strumento a più alto costo e invece dovrebbe costare di meno alla struttura pubblica, perché la struttura pubblica spende di più del privato. Invece ci sono le mazzette, o sto dicendo delle eresie. Perché uno strumento da me costa 100 e l'ospedale costa 120? Ditemelo. Perché viene comprato da quel rappresentante, da quella ditta con gare fasulle, gratteri docet e non quello strumento che magari è il migliore? Perché quell'infermiere che è bravo viene spostato da una parte all'altra dove si lavora meno? Perché ci sono molti medici infossati e non fanno niente? Vogliamo dirle queste cose? Bisogna avere il coraggio di dirle, no, ma non di gridarle, di dirle. Sono tutte cose che stanno all'attenzione, ahimè, dei vari procedimenti che ci sono stati. Ultimo, quello di ieri, no? O dico eresie? Allora. No, no, assolutamente. Dottore, io, se mi posso permettere, ecco perché poi l'avevo chiamata, perché lei è un vulcano, visto che ha sangue napoletano, no? O Vesuvio. Vesuvio, quindi... Uno che ci crede, nient'altro, che commette i suoi errori, chissà quanti, però gli dico le cose in faccia. Però lei quando mi ha detto che ha un teatro che si chiama Casa Mia, che mi sembra che sia il 800 posti. Se lo chiamavo di Casa Nostra sarebbe stata una meraviglia. Magari quella gambetta che veniva mozzata là diventava brutta poi la parola. E poi mi sa che ha un altro teatro un po' più piccolo, ma comunque efficiente, no? Guardi, questo... io amo il teatro a tal punto, ecco, le famose dicerie, quelle che cioè non possono dire Lamberti è un ignorante, la vedo proprio dura. Non possono dire Lamberti è un ladro, perché non ho mai rubato niente a nessuno, lo sanno. Esattamente, io sono forse uno dei pochi amministratori che ha devoluto lo stipendio di assessore alla cultura per ben 5 anni al comune dove era sindaco. Me ne è trovato un altro, per favore, mi fa piacere, sono in compagnia, si sta molto meglio. Allora, amo il teatro, non si può dire, io amo il teatro. Porta questo un nome importante. Sì, è bravo, è proprio così, il teatro di Edoardo. Vede, l'amo a tal punto, e ho messo su anche delle cose anche pubbliche, come per esempio il maestro Riccardo Muti, che mi onora della sua amicizia, è venuto a Reggio e ha fatto un concerto con 1000 giovani calabresi, 1000, e abbiamo utilizzato la casa dei carabinieri per farlo, cioè la caserma dei carabinieri. È nata la leggenda metropolitana secondo la quale io tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché volevo diventare il direttore artistico del teatro Cilea, e giù tutti, ecco, lui dice questo perché vuole il teatro, niente sapendo che non sono un artista, sono uno che ama il teatro, ma non recito, non sono un artista e non saprei neppure come fare a organizzare una stagione che non sia magari di lirica, perché io posso dare un mio contributo, ma il teatro Cilea, chiuso da decenni, dovrebbe essere dato in mano a un direttore artistico, che non posso essere io, a un direttore amministrativo, che non posso essere io, a un direttore di palcoscenico, un direttore tecnico, che non posso essere io. Quindi, da dove viene questa cosa? Viene dal fatto che le leggende metropolitane servono per cercare in qualche modo di sminuire ciò che lei fa. Lei sta facendo questa intervista perché poi il dottore Lamberti le farà avere la bambolina o qualcosa del genere. Niente. Sapendo che questa intervista, così come la mia vita, probabilmente anche la sua, anzi sicuramente, sono vite destinate e dedicate agli altri, perché io, sia io come lei, penso di poterle interpretare, riceviamo già nel fatto stesso di fare quella data cosa, una, come le posso dire, quel sorriso dall'altra parte, quella stretta di mano, quella pacca sulla spalla vera, non quella fasulla, che mi ripagano di qualunque altra cosa. Meglio una stretta di mano che 100 euro in banca, questo lo dico sempre. Questo è sicuro, è stata la prerogativa della mia vita e quindi condivido. Ho letto nel suo pensiero, evidentemente. Certo. Dottore, io però volevo raccontare un episodio che è capitato a me, perché, come dico sempre, l'ho detto anche prima,
in tutti i settori c'è il bello e il brutto. Io in aprile ho avuto un problema a una gamba, mi sono rivolto a una struttura sanitaria privata, chiamiamola così, e sono stato addirittura, forse io credo, truffato, perché mentre che ci sono tante persone oneste come lei, poi ci sono anche quelli che riescono a imbambolare chiunque, l'importante è che portano grana, come si dice, grana a casa, no? Nel senso che io vado in questa struttura perché avevo, il medico curante dice forse hai una flebite, non è così, però questi non mi fanno l'eco Doppler perché non accendono nemmeno la macchina, 15 secondi sul ginocchio e non dove avevo appunto questa macchia e questo gonfiore, mi danno dei medicinali costosissimi che lo stesso farmacista, lei sa che nei paesi noi siamo tutti amici, no? Ci conosciamo tutti, dici perché devi spendere questi soldi se poi un'altra marca, non l'equivalente, costa il 10% di questo, e lei sa bene per il meccanismo qual è, ci mancherebbe, no? Ecco, sì, ma il problema non è un meccanismo, si chiama comparaggio, vada avanti. Comparaggio, sì. Alla fine, mi scusi se sono un po' lungo, pago il ticket e a parte che asserivano che io ero Umberto De Rosa, ma ero nato nell'89, dico guardi, io ho una figlia che è nata nel 79, sarebbe impossibile, va bene. Al di là di questo, poi ero residente da un'altra parte, quindi le lascio immaginare, ma il problema è che io dopo 2 giorni, quando ho aperto il referto che mi avevano rilasciato al pronto soccorso, c'erano 7 esami che io non ho ricevuto. Questo credo che sia grave, questo mette in cattiva luce l'intero comparto sanitario, pubblico o privato che sia. Io non ho denunciato ai carabinieri, lei giustamente mi dirà, perché non hai denunciato? Perché magari in quella struttura ci sono degli amici che ci lavorano e se poi la chiudono? E allora io ho cercato di parlare con le persone per tentare di aggiustare il tiro, ma chissà se ci riuscirò. Guardi, quello che lei mi ha detto mi spiace molto, disonora sicuramente la categoria, questo non ho dubbi, però vede, per un marinaio non si perde una nave. Assolutamente no. Quello, io al posto suo avrei denunciato la cosa, cioè sarei andato, prima di denunciare la cosa, sarei andato dal direttore amministrativo o sanitario della struttura dove lei è stato, mi avrei chiesto loro spiegazioni, perché spesso e volentieri le carte mentono, nel senso che c'è qualcosa che magari non è evidente. Io non giustifico assolutamente il comportamento omissivo. Io sono uno di quelli che denunciano subito qualunque cosa non sia legale e legittima, ma proprio subito. Quindi, perché è una mia abitudine. Diciamo che sono cresciuto in una famiglia dove si mangiava pane e legalità. Addirittura la legalità oltre misura, cioè io nel mio parlare non uso il turpiloquio neanche normalmente, perché ricordo che mia madre, appena accennavamo una parolaccia, ma magari quelle parolacce banali che oggi si sentono tranquillamente, non dico in radio per l'amore di Dio, perché ci sono trasmissioni che sono nauseabonde proprio, peraltro su reti nazionali, su network nazionali non indifferenti, senza mezzi termini mi riferisco alla Zanzara e a trasmissioni simili della trasmissione su Radio 24, è una cosa disdicevole e dire poco, non capisco dove si voglia arrivare con cioè quale cosa, quale obiettivo si prefiggono, però in ogni caso quella vicenda, una volta chiarita col direttore amministrativo e col direttore sanitario, l'avrei sicuramente denunciata allora quando mi fossi reso conto dell'illegittimità o dell'illegalità prodotta. Come le ho detto prima, vede, le cose che lei mi ha denunciato, c'è un mezzo per poterle bloccare e si chiamano NAS, cioè i NAS, ma prima dei NAS addirittura l'ASP dovrebbe, con delle apposite commissioni di verifica, andare tra le strutture convenzionate a controllare esattamente l'attività che si svolge in chirurgia, in medicina,
in laboratori, in radiologia, di tutte le strutture pubbliche e private, perché lei ha manifestato e ha detto un episodio capitato in una struttura privata. Io le posso garantire, documenti alla mano, che molte illegittimità e illegalità avvengono anche nelle strutture pubbliche, dove, certo, non vengono, dove per esempio nel mio istituto non è mai capitato che lei venga qua per fare un esame e se ne esce con una carta dove c'è scritto esame non eseguito per mancanza di reagenti, perché quella è un'omissione gravissima, perché può essere anche un esame quad vitam, cioè per la vita, per cui non è possibile. Eppure in alcune strutture pubbliche questo avviene e non giustifica per niente chi l'ha scritto. Le ripeto, i tribunali e i tre gradi di giudizio, che oggi sono diventati quattro, esistono per questo, perché non tutti rispettiamo la legge, ma quando la legge non si rispetta deve andare a finire nelle mani del giudice terzo, non c'è altro da fare. Se non ci fossero, vede, se non ci fosse il buono e il cattivo, noi non potremmo capire chi è buono e chi è cattivo. Sicuramente. È una risposta filosofica, va bene, perché dice il bene esiste perché esiste il male. E quindi meglio, la gente può scegliere, lei probabilmente in quella clinica, nonostante ci siano amici, parenti o quello che, non ci andrà più se non avrà avuto soddisfazione dalla richiesta. Le ripeto, va sempre controllato, perché spesso e volentieri capita anche a me che qualcuno viene qua e mi dice: ah, non mi avete fatto un esame. Signora, noi abbiamo le ricette addirittura nel nostro sistema informativo. Quando gliela facciamo vedere, perché c'è un controllo triplo su ogni ricetta, e le ripeto, l'errore ci può essere, però quando lei mette tre controlli su una cosa, la vedo dura che passi. Quando il paziente vede la ricetta dove l'esame che lei riteneva ci dovesse essere non c'è, perché magari il suo medico l'ha dimenticato per una cosa qualunque, allora ci chiede scusa e se ne va. Ma noi abbiamo l'obbligo di dare al paziente la più grande soddisfazione. Qua abbiamo un ufficio relazioni con il pubblico e addirittura abbiamo attivato anche un numero verde, perché dobbiamo rispondere a ogni quesito senza spazientirci. Ebbene, il paziente è paziente per antonomasia e noi dobbiamo essere più pazienti di lui. Dottore, io aggiungo solo che dopo 20 giorni della cura che mi avevano dato e della diagnosi appunto che mi avevano dato, io stavo molto peggio e mi sono rivolto a una struttura pubblica quando hanno scoperto che io avevo tutt'altro, abbiamo cominciato un'altra cura che è durata circa 2 mesi. Nel frattempo io veramente camminavo molto male, oggi per fortuna sono guarito al 95%, però mi resta sempre questo dolore, questa cosa, ahimè. Ecco, nella sanità pubblica poi ho trovato ristoro, ecco. Ascolti, io non voglio utilizzare cose personali, ma la mia caparbietà, la mia tolleranza zero nei confronti dei miei collaboratori, che sono tanti, discendono proprio da fatti capitatemi in famiglia. Io ho perso mamma in una struttura pubblica per una semplice isterectomia, un'indagine, un intervento chirurgico che si fa in 20 minuti e che non crea problemi di vita. Mia madre è deceduta per questo. Uno dei miei figli ha avuto un incidente quando aveva 18 mesi e nella struttura pubblica non c'era il primario oculista perché non avevano espletato il concorso, perché avrebbe dovuto vincerlo un altro. Queste sono angherie nei confronti della gente. E mio figlio ha avuto purtroppo un dramma vissuto per tanti anni. Grazie a Dio ora mio figlio parla 7 lingue ed è un medico e lavora in Germania, e ora, mirabili dictu, lavora con Gino Strada, nel senso che va nei paesi del terzo mondo, nella speranza che non scambino anche la Calabria per terzo mondo. E quindi poi le cose si riaggiustano, ma pesano molto. Quindi ognuno di noi ha da raccontare un episodio di mala sanità. Sì, il tuo episodio di mala sanità, che poteva capitare nel pubblico o nel privato. La sanità pubblica o privata non dipende dalle mura che contengono
il soggetto che la opera, che la cura, dipendono dal soggetto che la opera e la cura. Se è un soggetto bravo, se è un bravo medico che sa fare secondo scienza e coscienza il suo lavoro, farà il suo lavoro, sia che sia nel pubblico, sia che sia nel privato. Capitato nel privato, poteva capitare nel pubblico e viceversa. Non è l'etichetta pubblico-privato che dà qualità al servizio. No, non conta, no. Sono gli uomini che contano. Sono gli uomini che contano. E la gente, dottore, mi dica. Ma la gente... Un'ultima domanda, senza toccare Gino Strada e quello che sta accadendo. Una sua ricetta per risollevare almeno la sanità per il momento, lasciamo stare la politica, chi vince, chi perde, una sua ricetta, qualcuno che potesse dire facciamo così che ci risolleviamo. Guardi, in Calabria ci sono tantissimi medici e soprattutto manager nel pubblico e nel privato della sanità. Io non posso essere catapultato nel settore trasporti per sistemare i trasporti calabresi. No, ci vuole alla base di tutto la conoscenza. Vede, io faccio il medico ormai sono tantissimi anni. Ho preso due lauree, non una, non mi bastava una. Ho imparato molto di più nella pratica quotidiana che non sui libri o durante le mie frequentazioni ospedaliere, chiedo scusa, o universitarie. La prima cosa che si chiede al medico è l'intuito persone. Quando lei ha di fronte un paziente deve capire subito quale può essere la sua patologia. E lo deve capire immediatamente, perché altrimenti non va da nessuna parte. Poi applica tutte le regole delle varie società. Io faccio il reumatologo, le regole della Società Italiana di Reumatologia, che è poi internazionale, per diagnosticare un'artrite reumatoide sono che deve rispondere il paziente ad almeno 4 parametri sui 10 che le vengono, diciamo, elencati dalla società. È una cosa tecnica che vale niente. Non esistono le malattie, caro De Rosa. Esistono i malati, è una cosa diversa. Ogni malato è un caso a sé. Ogni malato reagisce in maniera diversa a un farmaco, tant'è vero che oggi va di moda, nel senso buono del termine, la farmacogenomica. Io prendo un farmaco per la stessa malattia che ha lei, a me non fa niente, a lei la guarisce. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Allora, abbiamo manager, abbiamo tecnici della sanità, perché conoscono la sanità, di alto livello, riuniamoli attorno a un tavolo, pubblici o privati che siano. Fuori la politica, via la politica, diamo in mano loro una commissione fatta da queste persone, la sanità, e la mettiamo a posto. Fare venire Gino Strada per mettere gli ospedali tenda, mi scusi, ma se abbiamo 8-10 ospedali, tipo quello di Gerace, quello di Rosarno, quello della Piana e chissà quanti altri ce ne sono, già costruiti, perché dobbiamo andare sotto la tenda? Mettiamo a posto questi ospedali e apriamoli. Fermo restando il fatto che gli ospedali devono essere ospedali ben condotti, ma soprattutto devono essere destinati a... Non si possono fare 10 chirurgie, 100 ortopedie, 400 generali, bisogna destinare e specializzare quegli vari ospedali alla super specializzazione, lasciando il più possibile le persone a casa, laddove non è necessaria l'ospedalizzazione. Questo è il concetto di base. Su questi concetti e su tante altre che possiamo benissimo discutere, si può fare. Ma se noi facciamo venire un commissario, ma scusate, vogliamo diagnosticare secondo quello che abbiamo. Se da 11 anni c'è un commissario e la sanità invece di andare meglio va peggio, vuol dire che il commissario non serve. Quindi dobbiamo tornare indietro. La politica ha dannato la Calabria, perché tutti questi ospedali sono stati fatti dalla politica. A Geraci c'è l'ospedale Fimognari, che addirittura c'ha le provette dentro, gli strumenti dentro, ormai pronti soltanto per essere distrutti. E santo Dio, perché non l'abbiamo aperto questo ospedale? Allora, perché la politica non gliene fregava niente di aprirlo. Interessava farlo, assumere le persone e poi finisce il film quando finisce il mandato. Allora diamole in mano ai tecnici del settore pubblico e privato. Facciamo una commissione pubblica e privata dove ci sono
tecnica, però mi scusi e concludo, in un'Italia dove il comitato tecnico scientifico che si siede accanto al ministro della sanità per il Covid è fatto da ginecologi, ortopedici, cardiologi che nulla hanno a che vedere con la virologia, mi vuole dire come mai, quando mai una cosa del genere sarà fatta? Il problema è proprio questo. Diceva un comico, Ferrini, non capisco ma mi adeguo. Io non capisco e non riesco ad adeguarmi, caro dottore. Io capisco e non mi adeguo. Io capisco e non mi adeguo, ma proprio per niente. Tant'è vero che faccio le mie battaglie da tempo immemorabile, ve lo riconoscono tutti, almeno questo, no? Le faccio non per me, perché quello è l'errore. Io ho la mia struttura, per me la mia struttura. Beh, la gente purtroppo paga per avere queste prestazioni, anche se io le prestazioni le metto veramente al minimo. Sa quanto costa una TAC da me? Io lo dico, sì, lo so, per farle capire. So. Allora, non glielo dico. No, me lo dico. Quanto è il ticket? 50 euro. A Milano la stessa TAC, ci vogliono 900 euro per farla. A Roma ce ne vogliono 700. Perché l'ho fatto questo? Perché capisco che insisto su un territorio dove i 50 euro sono già una grossa cifra per l'anno. I tamponi, non ne dico, anche abbiamo calmierato i prezzi in maniera pazzesca, cioè ci rimborsiamo appena appena quello che ci serve, no? Ma quando in una famiglia ne devi fare 4, 5, mi sento male io per quella famiglia quando devi purtroppo richiedere il pagamento. E ho detto da una vita, per favore, vogliamo fare i tamponi in Calabria e invece li mandano a Bari, per tornare alla sua prima domanda. Li mandano a Bari, cosa vuol dire che li mandino a Bari? Ma Lamberti vuole che glieli mandino a lui? No, per l'amor di Dio, fateli in Calabria, perché se li fate in Calabria, laddove si possono fare, io vi ho messo a disposizione la mia struttura. I biologi, i chimici, i medici calabresi lavoreranno in Calabria, le risorse calabresi rimarranno in Calabria, ecco il motivo per cui io chiedo che si facciano in Calabria. Se vanno a Bari, ovviamente andranno a Bari anche le professionalità, non è il lavoro, accidenti al diavolo a chi non vuole capire queste cose, non è il lavoro che io chiedo che rimangano in Calabria, perché le risorse calabresi rimangano in Calabria. Una grossa parte, i tre quinti del bilancio calabrese della sanità vanno fuori regione, e noi abbiamo cercato di fare il contrario. Ecco dov'è il problema. Dottore, io la ringrazio moltissimo di questa intervista, ma tutto sommato è una chiacchierata, perché poi molti seguendo avranno capito lo stato d'animo di tutti i calabresi e chi ci vive, no? Di tutte le persone oneste e che seguono la legalità. Io mi sono già ripromesso che quando finirà il Covid devo venire per forza a Reggio a trovarla, perché poi mi farà vedere questi teatri, la sua struttura televisiva. Lei sa, io vivo nel mondo TV, dietro di me c'è una piccola regia in tutta modestia, perché siamo una piccola web TV, però mi fa piacere sempre incontrare persone come lei, e la ringrazio sul serio. Grazie a lei. Guardi che la sinergia, che io dico essere sempre una sinergia virtuosa tra persone che quantomeno, non dico la pensano alla stessa maniera, perché non voglio omogenizzare nulla, ma persone che possono tra di loro parlare. Concludo dicendo, perché proprio nelle mie lezioni di sociologia della comunicazione, io dico che il dialogo, quello a cui si riferisce per esempio la filosofia di Giovanni XXIII III, il dialogo esiste solo quando tutti e due i dialoganti sono disposti a parlare, ma anche ad ascoltare. Certo. Perché se non c'è l'ascolto e il parlare, uno è come se parlasse al muro, e invece, o peggio, se apoditticamente pensa che tutto ciò che dice è verità. Io pongo in discussione tutto ciò che dico. La discussione è data dai fatti, nient'altro che dai fatti. Grazie a lei. Grazie, e le rinnovo i saluti e a presto. Grazie ancora. Buon lavoro a lei, buona giornata.